dice il suo nome? Roberto Borrotallo, sono ricercatore presso il centro di ricerca di Corso Giambone a Torino. In questa postazione qui facciamo vedere i risultati della ricerca su un progetto finanziato dalla comunità europea chiamato Vision Cloud. Questo progetto capitanato dall'IBM di Haifa, numerosi altri partner, tra cui appunto la RAI, il centro ricerche. La RAI ha portato avanti in questo progetto lo use case, quindi il caso di utilizzo del multimedia, quindi del multimediale a livello broadcast. Vision Cloud si occupa sostanzialmente di fare ricerca in ambito di queste nuove tecnologie del cloud di cui si sente molto parlare, quindi il cloud consente sostanzialmente di avere un repository centralizzato di dimensioni configurabili, molto elastico, e anche la capacità di fornire una potenza di elaborazione, anche questa configurabile ed elastica, ciò che permette di abbinare i dati alla computazione e quindi offrire nuovi servizi, di estrarre metadati in automatico dal multimediale e di inserirsi in diversi casi d'uso. Il caso d'uso che interesserà è ovviamente il multimediale, e quindi è stato possibile fare delle dimostrazioni in cui si dimostra come la tecnologia cloud possa essere uno strumento che agevola la lavorazione del multimediale, quindi la produzione di nuovi programmi a partire da materiale dall'archivio, ma anche trasformare materiale multimediale, portarlo su nuove codifiche e tutta questa serie di discorsi. È stato un progetto interessante che ha conseguito anche recentemente presso l'IBC ad Amsterdam lo Special Award. È stato un ottimo risultato.